Siamo sommersi dall'odore, dallo sporco, siamo sommersi da una serie di problematiche non solo ambientali ma anche di salute, perché i nostri bambini tossiscono, i nostri anziani non riescono a respirare, non possiamo aprire le finestre e chiediamo vivamente che questa situazione venga presa in considerazione. Sono esasperati i residenti che vivono nei pressi della fonderia Montini di Travagliato, una situazione di disagio che va avanti da una ventina di anni ma che pare non interessare seriamente alle istituzioni bresciane. Eppure sono numerose le irregolarità riscontrate da ARPA. L'ente provincia si limita ad inviare all'azienda l'ennesima diffida di sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale, intimando di presentare uno studio di fattibilità per ridurre gli odori molesti. Ma secondo i cittadini Legambiente non può essere sprecato altro tempo. È un problema che non riusciamo a risolvere perché non c'è la volontà davvero da parte delle istituzioni, dal comune all'ATS, alla provincia in particolare, di risolvere questo problema. Allora noi siamo di fronte a una fonderia di vecchio stampo che continua a produrre in modo antiquato, non ci sono le condizioni perché questa azienda possa davvero andare avanti a produrre in questo modo tra le case. E i tentativi in corso, che sono quelli di cercare di fare qualche intervento per risolvere un po' dei problemi, sono naufragati, nel senso che, e questo lo sottolineo perché è per la prima volta che a noi assistiamo a ciò, l'ARPA è intervenuta a sorpresa, senza preavvertire l'azienda, e ha trovato tutto in disordine. Vengono smaltiti i rifiuti all'interno del processo produttivo. L'anno scorso era stata sospesa l'AIA e l'azienda era stata fermata perché era inadempiente. Dopo un anno è tuttora inadempiente, bisogna che la provincia decida appunto di annullare l'AIA a questa azienda. E il comune deve non solo chiedere agli enti cosa stanno facendo, deve intervenire di concerto con gli enti per decidere una volta per tutte di chiudere questo problema.